La giornata di sciopero oggi alla Fondazione Casa della Carità Arti Mestieri. Perché avete indetto questo sciopero? Quali sono le motivazioni della protesta dei sindacati? Allora, le motivazioni con cui oggi noi abbiamo indetto lo sciopero qui a Casa di Carità sono diverse, perché è già da qualche anno, precisamente dal 2016-2017, che stiamo seguendo una situazione un po' critica da un punto di vista delle risorse, da un punto di vista di criticità economiche e non solo, e quindi è da qualche anno che i lavoratori, in primis con l'ammortizzatore sociale e poi successivamente attraverso una trattativa che sta durando da anni, hanno cercato e stiamo cercando di portare a casa il dovuto. Per dovuto si intende dai ticket che sono da diversi anni che non vengono pagati, dalla POE, che è la progressione economica orizzontale, che va messa a posto, da avere puntualmente lo stipendio, mentre oggi questo non avviene, dalla situazione delle varie sedi e così via. Quindi è una situazione un po' a 360 gradi. Ovviamente il sistema di formazione professionale in questa regione è un sistema d'eccellenza, è un sistema in cui Casa di Carità, come altre agenzie formative, ha un peso significativo. Noi insieme ai lavoratori siamo proiettati, attraverso lo sciopero, attraverso tutte le iniziative che stiamo facendo, a salvare i posti di lavoro, a salvare la fondazione e a proiettarla nel futuro del mercato del lavoro e del contesto che oggi la formazione professionale deve avere. Quindi oggi con lo sciopero vogliamo riportare un tavolo di confronto costruttivo con la fondazione. Vogliamo che ci sia la presenza anche poi del consiglio di amministrazione al tavolo e vogliamo ricostruire quello che era la gestione di questo ente. Riteniamo importante, dopo tanti comunicati, tante azioni sindacali, di ricostruire questo percorso. Quindi il segnale di oggi va in questa direzione. Molto velocemente chiediamo che ci sia una presa di coscienza sulle azioni da mettere in campo per salvare la fondazione. Al di là di quello che hanno detto i miei colleghi, che non c'è poco da aggiungere, abbiamo bisogno di un tavolo credibile, di un tavolo che si prenda la responsabilità, di un tavolo che abbia le idee necessarie per affrontare questo periodo. Noi lavoratori abbiamo fatto tutto il possibile, continuare a nasconderci dietro un dito e non prendere le decisioni necessarie per salvare l'ente ad oggi non ha più senso. Purtroppo viviamo in un mercato, questo mercato vede molta concorrenza e noi non abbiamo sicuramente un management adatto ad affrontare questo tipo di concorrenza.